Ragazzi, amici followers, vi do il benvenuto in questo nuovo video. Oggi vorrei fare una piccola introduzione un po' nostalgica, perché vorrei introdurre l'argomento Guild Wars. Non l'avevo ancora affrontato su questo canale, ma dovete sapere, ragazzi, che questo titolo ha accompagnato la mia infanzia barra adolescenza ed è stato anche il titolo che mi ha introdotto nel mondo degli MMO. A questo proposito, lasciate che vi dica che NCSoft, questa è una notizia di qualche giorno fa, a quanto pare NCSoft ha deciso di rivelare al mondo che sta lavorando a Guild Wars 3. Alcune recenti notizie effettivamente hanno confermato che NCSoft sta reclutando programmatori per sviluppare un MMO basato su una proprietà intellettuale già esistente. Inizialmente vi sono state voci abbastanza scettiche, secondo cui no, non può essere Guild Wars 2, oppure il gioco gode di ottima salute ed è il fiore all'occhiello del portfolio dei giochi di NCSoft, quindi che senso avrebbe sviluppare un Guild Wars 3, eccetera, eccetera, eccetera. Tuttavia, secondo numerose fonti online, tra cui Inven, che ha documentato l'assemblea degli azionisti di NCSoft il 28 di marzo, e ovviamente anche vari siti che hanno successivamente coperto e tradotto la rivelazione, Guild Wars 3 a quanto pare già in fase di sviluppo, molto più avanti di quanto si possa immaginare. Questo annuncio solleva domande cruciali riguardo a Guild Wars 3. Sarà radicalmente diverso da Guild Wars 2? Coinvolgerà lo stesso team di sviluppo e come influenzerà il futuro di Guild Wars 2 considerando l'impegno di ArenaNet nel rilasciare espansioni più frequenti ogni anno? Sono proprio questi interrogativi che hanno destato la mia curiosità e volevo parlarne con voi proprio in questo video. Ma prima di iniziare di addentrarci nel profondo della questione, lasciate che vi ringrazio ancora una volta, ragazzi, per il supporto che continuamente mi date. A questo proposito io vi consiglio sempre, vi invito a lasciare un like al video se vi piace, a iscrivervi al canale e attivare anche la campanella. Sembreranno cose ripetitive e banali, ragazzi, ma per me è molto importante. Comunque, l'assemblea degli investitori è stata aperta dal presidente ad interim Park Byung-mo. Non so se l'ho pronunciato correttamente, ragazzi, scusate, non fucilatemi, non mandatemi sulla forca. Comunque, per semplificare le cose, ho deciso di chiamarlo semplicemente Park, se vi va bene. Con il fallimento di Throne and Liberty in Corea e la recente dichiarazione di NCSoft confermando che la responsabilità di salvare il gioco spetta ad Amazon Game Studios, insieme alla situazione poco favorevole di Ion, Blade & Soul e altri titoli per dispositivi mobile, diciamo che era una prospettiva prevedibile. Park ha seguito questa constatazione con una riflessione sulla storia aziendale degli ultimi 20 anni. Riflettendo sulla storia della NCSoft emerge una serie di IP di successo sviluppate interamente in Corea come Ion, Lineage, Blade & Soul appunto e tutti gli MMO che hanno goduto di un notevole successo finanziario fino ad essere minati da una gestione carente e appunto l'avidità stessa di NCSoft. Park a quanto pare risulta ottimista sul fatto che NCSoft riuscirà a ristabilire la sua capacità di sviluppo sostenibile. Per quanto riguarda le nuove proprietà intellettuali, sembra improbabile che si baseranno su IP già esistenti come appunto Lineage, Ion, Blade & Soul, eccetera, eccetera, data le dimensioni della loro fanbase. Ha inoltre confermato che l'azienda ha già iniziato a promuovere l'innovazione per il cambiamento, ribadendo l'ambizione di NCSoft di affermarsi come azienda di giochi globale. Quest'anno segna un punto di svolta in cui l'azienda spiega il proprio impegno nel rilasciare una serie di giochi diversificati, coprendo una vasta gamma di categorie e sottogeneri, compresi progetti innovativi come il nuovo gioco open world Trailblazer. Attualmente il CEO Kim Taek-jin, idem compatate come per Park, non so se l'ho pronunciato bene, comunque andiamo avanti, sta conducendo una campagna globale per espandere non solo il marchio, ma anche il portfolio di giochi dell'azienda attraverso collaborazioni internazionali. Questo sforzo mira a stabilire una solida base per la globalizzazione e a incrementare quindi il catalogo delle nuove proprietà intellettuali. Il 2024 quindi è identificato come un anno cruciale per NCSoft e per i suoi stessi azionisti, poiché il successo di Throne and Liberty a livello globale è cruciale per il raggiungimento dei loro obiettivi aziendali. Durante l'assemblea, una domanda riguardante le perdite di NC West negli ultimi 8 anni ha portato Park a confermare la riorganizzazione degli studi negli Stati Uniti in un unico ente, ArenaNet, che ricordiamo essere responsabile dello sviluppo di titoli come Guild Wars e Guild Wars 2. Ed è proprio a questo punto che è stata comunicata una novità significativa per Guild Wars 3.
ArenaNet sta attualmente lavorando su questo nuovo capitolo della serie. Nonostante non sia ancora completamente redditizio, ArenaNet ha dimostrato una notevole competitività nel settore. L'azienda, insieme alla preziosa proprietà intellettuale di Guild Wars, è stata una delle principali forze trainanti di NCSoft negli ultimi anni. L'incremento delle vendite di Guild Wars 2 in Nord America ed Europa nel quarto trimestre del 2023, con una crescita del 15% rispetto al trimestre precedente, evidenzia il successo del franchise. Park ha ulteriormente approfondito la situazione di NC West, sottolineando il loro primo anno di svolta globale e la riorganizzazione della sede aziendale. Sempre durante l'assemblea degli investitori sono state sollevate anche questioni riguardanti la reputazione di NCSoft e il declino del valore del marchio nel corso del tempo. Park ha riconosciuto l'importanza di affrontare questa sfida, sottolineando che l'azienda sta lavorando per cambiare la percezione negativa degli streamer e degli appassionati di videogiochi attraverso il rilascio di giochi di alta qualità nel corso del 2024. Tuttavia è importante notare che, al momento, non sono stati annunciati giochi che rappresentino un cambiamento così significativo nella qualità o nella direzione strategica dell'azienda. Nonostante l'entusiasmo per il potenziale di Guild Wars 3 e il suo impatto positivo sul mercato occidentale dei videogiochi, è importante mantenere un approccio prudente, considerando che, insomma, il rilascio del gioco potrebbe non avvenire prima del 2030. Quindi fino ad allora ci sono altre opzioni nel portfolio dell'azienda, che sono appunto Trailblazer e Throne and Liberty, che potrebbero offrire opportunità interessanti. Che dire, ragazzi, sono contento del fatto che comunque NCSoft abbia deciso di cambiare, di organizzarsi in modo tale da portare più qualità per i propri prodotti. Sono anche contento del fatto che Guild Wars, che è un franchise storico, non solo per l'azienda ma per il mondo dei videogiochi, vedrà probabilmente un sequel in futuro, e comunque spero di poterci mettere le mani in tempi abbastanza umani. Detto questo, come al sempre, io vi ringrazio per la visione, ragazzi, il video finisce qui. Mi raccomando, fatemi sapere la vostra a proposito di Guild Wars e non solo. Cosa ne pensate magari dell'azienda e di tutto quello che è stato detto. Noi ci vediamo alla prossima, come sempre. Ciao a tutti!